quest'oggi, cari MTIers, una piccola variazione in tema di recensioni. Vi parlerò di Ogni 44 giorni, il primo di una serie di romanzi fantascientifici di Stefano Castelvetri, ambientati nella Bassa Padana. Partiamo! Lo so che non ci credete, visto tutti i video che preparo, il lavoro che faccio, quello che guardo in streaming e la vita privata, ma ogni tanto riesco anche a leggere. Ho tempi biblici, come ben sa Marco Casolino, che attende ancora che finisca il suo Gricon. Abbiate fede, parlerò pure di quello. Ma tranquillizzatevi, perché so leggere e non ho ancora disimparato, forse. Ora però preparatevi a segnarvi questo e altri racconti sull'universo di Binazzo, perché sono molto interessanti, ma andiamo con ordine. Voglio partire dalla trama per introdurvi in questo mondo assolutamente fantastico pensato da Castelvetri. Statistiche alla mano, alla media di 8,23 volte l'anno, l'altro nome dell'opera, il nostro pianeta subisce eventi di categoria 1, cioè quelli che potrebbero portare all'estinzione umana. Nessun essere umano però si rende conto di questi problemi, che siano essi alieni, dei o intelligenze artificiali, o che so io. Ci sono loro, gli eroi di Binazzo, che vegliano su di noi. Ok, è chiaro che la storia non sia così innovativa, praticamente a un Man in Black, ma l'ambientazione nostrana, italiana e soprattutto ferrarese fa in modo che ci si possa immedesimare e tifare per i nostri salvatori. Il modo di scrivere e raccontare è molto semplice e divertente, questo la rende un'opera che già dal primo libro si capisce nascondere un vero universo. Difatti, i binazzesi nascono dal volere del Duca d'Este di creare un gruppo che ci difenda da queste imminenti catastrofi. La sottostoria degli estensi è molto bella e piena di riferimenti storici che rendono ancora più interessante la lettura. Se poi ci mettiamo anche questi binazzesi che vivono una doppia vita, abbiamo tutto il necessario per avere una serie bella di avventure. Come dicevo, i personaggi dalle doppie vite sono molto interessanti. Sindaco di una piccola borgata del Delta del Po, di giorno, e capo di queste truppe altamente specializzate nella difesa della Terra, di notte. Ora, non voglio introdurre tutti i personaggi, è giusto che li scopiate pian piano, ben sapendo che spesso li si rivedrà nelle successive avventure. Insomma, ci si affeziona, a dire il vero, pure agli alieni e mostri che appaiono, sempre ben caratterizzati e strutturati. Sugli alieni aggiungo che la parte in cui iniziano a conoscere il nostro mondo programmando è qualcosa di così nerd che solo a pensarci mi viene già da ridere. Ritornando alla trama di questo Ogni 44 giorni, prima di passare agli altri libri e all'universo esteso, bisogna dire che è caratterizzata dapprima da brevi piccole storie per introdurre i personaggi e poi mano a mano queste progrediscono ed iniziano a mischiarsi ed evolvere in una sola storia che li lega tutti assieme. Io stesso sono rimasto molto stupito nel vedere come ogni tassello sia andato al suo posto, ma adesso è il momento di passare al resto di questo universo, cioè appunto da Universo Incompleto, che è il secondo libro e diretto seguito di questo Ogni 44 giorni, che introduce nuovi nemici e nuovi amici. Per noi meri terrestri alla mercé di ogni super cattivo dell'universo. Su questo non vi dico proprio nulla, perché andrei a spoilerare questo precedente. Invece sul terzo, Storie di Binazzo, vi posso dire qualcosa di più. Si tratta di una raccolta di storie legate ai binazzesi o anche all'universo di quelle storie. La più bella è senza dubbio quella dei cacciatori spaziali, che competono per essere riconosciuti come i migliori. Piccole perle che meritano assolutamente una lettura per chi ama la fantascienza. Dopo questa mia descrizione, che pare quasi trasportare nell'Olimpo questo Ogni 44 giorni e tutta la trilogia, vado a ridimensionarmi. Sono belle storie avvincenti, ma legate al panorama italiano, che non ha mai dato troppo peso alla fantascienza. Però voglio ugualmente fare una proposta a Netflix, Prime Video o Disney Plus, che per accordi devono impegnarsi a produrre direttamente in Italia. Date un'occhiata a questi libri e il mio consiglio è provare a buttarci su un po' di soldi. Ho visto vere porcate prodotte negli ultimi anni a causa di questo
questa legge. Questo non potrà certamente sfigurare, anzi. Essendo una edizione molto piccola, si potrebbe pensare che si possa trovare solo in versione digitale a 99 centesimi, ma strano ma vero, si trovano anche le edizioni cartacee per gli amanti dell'odore della carta e della sensazione che lascia al tatto. Ora non abbandonatemi, anche se sono già partite le grafiche relative al mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, ai miei social e sito web. Ma questo video non finisce qui, con la speranza di avervi incuriosito e di sentire i vostri commenti qui sotto, oltre che a vedere questo video rilanciato nei vostri social, vi regalo una lettura di un estratto da questo Ogni 44 giorni di Castelvetri. Noi ci si vede al prossimo video. Ciao! Benvenuti, cari MTIers, nel momento relax. Sedetevi, prendete il vostro brandy e sigaro di importazione e preparatevi ad ascoltare dalla mia soave voce. Scusate, dicevo, un giorno o l'altro vi racconterò la casualità che mi ha portato a leggere prima il libro di Castelvetri, di sapere che è pure relativamente mio vicino e anche fan dagli albori di World Sound Streaming su Fantascientificast. Ora però, prendendo il mio lettore digitale, partiamo con l'introduzione. La pistola brosa. Pistola brosa è il nomignolo familiare del deviatore gravitazionale portatile, un'arma usata da pochi agenti selezionati delle squadre di attacco di Binazzo Bassa. Nasce da una tecnologia sottratta ad alcune creature aliene nell'alto medioevo e custodita gelosamente nei secoli, prima ancora della fondazione di Binazzo Bassa. Non si tratta esattamente di una pistola, perché non c'è canna, non c'è otturatore, non c'è impugnatura. La pistola brosa si presenta come un cilindro metallico del diametro di 2 cm per una ventina di centimetri di lunghezza scarsi. Non spara praticamente nulla e non viene azionata da pulsanti o levette. Se analizzato, l'oggetto non rileva niente di più di un pezzo di metallo con qualche imperfezione all'interno. Questa caratteristica rende l'arma facilmente occultabile all'interno di altri oggetti, cosa molto gradita ai futuri agenti che possono andare a spasso con un'arma dall'aspetto quasi completamente innocuo. Questo accadeva già ben prima della fondazione di Binazzo. A quei tempi le pistole brosa venivano occultate all'interno di spade, mazze e bastoni, alimentando, quando vi erano testimoni del loro utilizzo, le leggende riguardanti armi magiche e bastoni incantati. La pistola brosa, dicevamo, non spara nulla, si limita a focalizzare, spostare e ridirigere la forza gravitazionale in un punto a scelta del tiratore, sfruttando quello che dai tecnici viene comunemente chiamato jiu-jitsu fisico, ovvero un trucchetto che per deviare le forze ambientali sfruttando una minima quantità di energia. L'effetto della pistola brosa può andare dallo stordimento, con un colpo regolato poco al di sopra del minimo, fino all'apertura di un piccolo cratere quando la forza gravitazionale viene convogliata con la massima intensità. In questo momento è sul livello minimo di intensità che Alex Cattabrighi, con una semplice rotazione del polso, sta regolando la pistola brosa nascosta all'interno del manico della sua racchetta da squash.